Il museo è chiuso, siamo nella biglietteria che è aperta solo per servizio, però il museo continua a lavorare. Abbiamo ancora dei restauri in corso e ci troviamo, come vedete, nella biglietteria, nella grande sala della biglietteria, nelle due grandi sale a piano terra, che fanno parte di quella che era la parte forse più antica del Palazzo Pretorio, quella dell'antico casolare dei Pipini, che fu restaurata completamente nel 1300, dal 1333 al 1338. I lavori in queste due bellissime sale furono condotte nel 1336, ci sono dei documenti, dei pagamenti, da Maestro Barone e Piero Di Puccio. Maestro Barone era bravissimo a girare le volte e Piero Di Puccio era un maestro di pietra. E questi due saloni furono appunto portati a termine da loro. Nel 1336 addirittura in questi spazi, in parte di questi spazi, c'era la zecca dove veniva battuta il famoso giglio pratese, la moneta pratese. È passato tanto tempo da quando, come vi dicevo, queste sale sono state realizzate con queste bellissime volte, con questa volta magna, come viene definita addirittura nei documenti. E all'inizio del Novecento, nel 1926, col grande restauro di questo palazzo, queste volte furono ornate con queste decorazioni a cura di Ezio Giovannozzi. E ora appunto stiamo restaurando questi dipinti murali con la nostra restauratrice Alexa Ciardi. Io sto eseguendo un intervento di manutenzione di queste pitture murali per la particolare disposizione, cioè su un pilastro adiacente alla parete esterna, e per la particolare tecnica esecutiva, in quanto queste pitture sono di epoca moderna, è molto importante eseguire questi interventi di controllo e di manutenzione affinché si possa arrestarne il degrado. Data la particolare tecnica esecutiva, il colore tende un po' a risollevarsi e quindi questi interventi sono mirati alla riadesione del colore al suo substrato per favorirne la conservazione e rallentarne il degrado.